Benvenuti a Daily Blog, ci troviamo a Capodarco, in provincia di Fermo, nelle Marche, e siamo qui, in occasione del convegno, organizzato da Redattore Sociale e Bulimie. Siamo in compagnia di Frida Brioschi, presidente di Wikimedia Italia. Ciao Frida! Ciao. E allora, qui oggi per parlare di tante cose, sì di bulimia e dell'informazione, ma anche di sobrietà dell'informazione. E tu sei appunto presidente di Wikimedia. Com'è nata Wikimedia Italia? E cos'è? Come spiegarla agli utenti? Wikimedia Italia è un'associazione culturale non profit che è nata in Italia nel 2005 da una serie di utenti molto attivi di Wikipedia e degli altri progetti gestiti da Wikimedia Foundation. Sentivamo la necessità di fare qualcosa sul suolo italiano per sostenere questi progetti in cui credevamo molto e abbiamo pensato che l'associazione ci desse in qualche maniera un titolo più spendibile in Italia per andare in giro a promuovere questi progetti e fare dei progetti altri in collaborazione magari con degli enti che come persona fisica non ti danno molta retta, se ti presenti con spalleggiato in qualche maniera da un titolo ti aiutano di più. Quali sono gli obiettivi, o se vuoi l'obiettivo più importante raggiunto da Wikimedia in questi anni? In Italia direi che è stato portare Wikipedia nelle scuole, che è una cosa che facciamo in maniera asistematica da moltissimi anni, addirittura da prima della creazione dell'associazione, che in maniera un po' più sistematica direi che facciamo da quest'anno. Abbiamo due progetti attivi, uno dedicato alle scuole lombarde e un altro che abbiamo appena lanciato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con l'APT Servizi e con la Direzione Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione, il che ci permetterà di finire veramente in tante scuole, di raccontare ai ragazzi come funziona Wikipedia e anche usare Wikipedia un po' come una metafora di come bisogna usare il web. Tu vivi per lavoro e per passione, in simbiosi con i social network. Nel corso del convegno ne abbiamo citati diversi, Twitter, Facebook, eccetera. Quale secondo te in questo momento tra quelli più conosciuti si trova maggiore difficoltà per quello che può dare, diciamo così, quello che forse sta cominciando ad essere meno al passo coi tempi? Rispetto insomma agli altri. Intanto magari elenchiamone qualcuno e poi mi dici tra questi quale secondo te è un po' più in difficoltà rispetto insomma al passo dei tempi. Certo, io uso Twitter, sono su Facebook, ho un account su FriendFeed, sono su LinkedIn, cioè i posti dove essere online non mi mancano. Forse quello che vedo un po' più moribondo tra tutti quanti è FriendFeed, che è una cosa che mi dispiace moltissimo perché è un Twitter con un po' più di 140 caratteri che facilita molto le discussioni, ma che purtroppo è stato acquisito da Facebook anni fa e sta lentamente decadendo. Tu sei una twitteriana per eccellenza, twitti magari non tantissimi tweet durante il giorno, pochi ma in maniera costante, perché insomma 4-5 tweet nel calcolo della giornata li fai sempre. E, dal punto di vista delle potenzialità che questo mezzo ha e anche dei risultati che poi raggiunge in quanto a news in pillole, dicevamo certamente insomma ne ha tanto. Quali sono invece secondo te, se ce li ha, i limiti di Twitter? Se ce li ha, qual è? Così, alla parte negativa. Dei In alcuni casi la necessità di estrema sintesi, perché no? Se tu vuoi, 140 caratteri. esatto, se tu vuoi esprimere un concetto in più di 140 caratteri è abbastanza problematico perché non hai modo, o perlomeno io non conosco alcun modo in questo momento per linkare tra di loro due Twitter, a meno di non recitare il precedente, però prevede che tu stia seguendo in maniera molto puntuale quello che io sto scrivendo. Se invece ti passa la pillola sotto gli occhi e fruisci solo quella, ti perdi metà del contenuto che io voglio raccontare. E dall'altra parte sicuramente lo stesso problema di tutta la rete, la ricerca dei contenuti, per quanto ci siano gli hashtag, per quanto Twitter mi aiuti facendomi vedere quali sono gli argomenti più caldi della giornata, sicuramente ci si può lavorare, si può costruire qualcosa in più. Quali sono invece, quali sono secondo te le applicazioni online, i device che vorresti consigliare per chi, a chi fa informazione in rete, per il web, in qualche Beh, modo? io vivo con uno smartphone in tasca che in realtà è fantastico per tutto ciò che non è fare il telefono perché non è che prenda tantissimo e questo ogni tanto mi penalizza quando non c'è una rete wireless, però credo che sia essenziale avere uno strumento che mi permette di essere connesso alla rete. Qui a Capodarco ho visto tantissimi giornalisti, ho visto tantissima carta e ho visto tantissimi appunti che è bellissimo che prendano e mi sembra assolutamente corretto. Mi piacerebbe sapere quanto delle informazioni che hanno registrato poi finirà online. Quali sono, secondo te, invece, le nuove figure lavorative di cui avrà sempre più bisogno la rete?
nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Credo che avrà bisogno di persone flessibili. Non ho un'etichetta da darti sulla figura, non posso dirti che avrà bisogno di più sviluppatori o avrà bisogno di più grafici. Questo non te lo so dire, non ho una visione così completa del mercato che si affaccia sul mondo della rete. So che come caratteristiche dovranno essere delle persone flessibili perché si dovranno adattare a un mondo che è in continuo mutamento e dovranno essere necessariamente in qualche maniera curiose per riuscire a stare dietro a tutte le innovazioni che arrivano. L'ultima domanda, col titolo, che fa riferimento al titolo del convegno da cui siamo partiti, Bulimie, dalle abbuffate virtuali alla sobrietà dell'informazione. Oggi, parlando di informazione, quanto possiamo dire che sia appunto una abbuffata virtuale e quanto è sobria? Andando contro le etichette, contro il qualunquismo, quello che si dice, secondo te l'informazione, cioè siamo saturi di informazione o siamo saturi forse di qualcos'altro che non è informazione? Sicuramente ci sono un sacco di informazioni in rete, credo che la rete sia ancora però sobria di informazioni di alta qualità, nel senso che sono poche, sono localizzate, stanno crescendo lentamente, ma ci possiamo lavorare ancora. Grazie Va bene, ringraziamo allora Frida Brioschi per essere stata con noi e in bocca al lupo a voi. per le prossime attività di Wikimedia. Già abbiamo visto dal 2005 ad oggi quanto il progetto è cresciuto e quindi continuerà sicuramente a crescere. Grazie Frida per essere stata qui con noi a Daily Blog e buona continuazione col convegno qui a Capodarco. E da qui, da Capodarco in provincia di Fermo è tutto. Elisa Giacalone, arrivederci. Ciao Frida. Ciao!